Salve, cari amiche ed amici. Fuori piove, torrenzialmente. E qui il vostro Sant'Enchan, mi sembra che era da 2 giorni che già non producevo nulla. Vi saluta. E volevo girare un video. Infatti, ora lo sto facendo. E quindi faccio quello che voglio. Vabbè, volevo commentare le notizie del giorno. Però non mi ispira più. Succedono tante cose strane, vabbè, lasciando stare la politica italiana, trascurandola un po', perché fa schifo, ma anche la politica dell'estero fa schifo, quello che succede in Medio Oriente, gli omicidi di donne e bambini, gente che esce a festeggiare dicendo non ci saranno più scuole, più lezioni, classi, perché abbiamo ucciso tutti i bambini. E quello che succede in Ucraina. Vabbè, allora il telegiornale non mi ispira. E di che posso parlare? Qualcosa mi può ispirare. Vediamo. Lo sport? No, il calcio non mi è mai piaciuto. È una schifezza. È l'oppio delle masse, del popolo, la distrazione, il contentino che gli danno alla gente per scordarsi che gli sta per scadere la cassa integrazione e che stanno per essere sfrattati per la strada. Allora, questa volta di che parlo? Perché non è facile trovare degli argomenti anche per me. Sapete che vi dico? Mi è venuta nostalgia di Casal Palocco, il quartiere nel quale ho vissuto per 30 anni. Ecco, mi è difficile descriverlo. Non so quanti di voi ci saranno stati. È un quartiere della 13ª circoscrizione romana, quindi è un quartiere romano, sta a Roma. E che c'è di speciale? Beh, finché io ci vivevo, modestamente, io. Adesso, da 15 anni, non so che altro potrà avere averci di speciale, forse niente, forse dovrebbero svendere tutto, portarsi via baracca e burattini e lasciare tutto, non so, però invece vorrei che quanti di voi siano di lì, di Casal Palocco, mi sappiano dire le cose come sono andate negli ultimi 10-15 anni. Cioè, annetto più, annetto meno. Magari ecco, molti di voi mi vorranno raccontare pure come andarono le cose 20 anni fa, 30 anni fa, pure anche prima che io nabbi. Ma invece mi accontenterei di 15 anni a questa parte. Possiamo anche trattare 15, 20 anni, 25. 30, 50. Chi offre di più? Magari anche raccontate le memorie di qualcun altro, andrà bene uguale. Basta che vi ricordiate qualcosa. Poi anche Ostia, Euro, Casal Palocco ho già detto. Insomma,
di tutta la tredicesima circoscrizione. Qua, perché fra meno di un mese è primavera, ci è venuto a trovare e io l'ho schiacciato. Non è stato studiato, non pensate. Ma ogni tanto saltano queste cose qua, le vedete? Moscerini, che oltre al dengue, la febbre emorragica del dengue, quest'anno c'è il chikungunya, tanto per cambiare. Vedete? Quindi anche il moscerino, no, la zanzara, perdono, anche la zanzara comune ti può dare il chikungunya, che è una specie di dengue. Invece l'Aedes aegypti ti dà dengue. Comunque, in una maniera o in un'altra ti fottono. Lì ce n'è uno gigante sul tetto, sul soffitto. Prima o poi verrà anche lui a pizzicarmi. Se già non mi stanno pizzicando, gli mortacci loro. Allora, io mi prendo i miei tempi per registrare, non taglio, perché se no devo passare il video per due editori. Tanto io so che chi mi segue, sa come io registro, e chi non mi segue, non mi segue. Naccia ste moscerini di merda. Piove a catinelle, altro che cielo a pecorelle, c'è un cielo a caproni. Beh, poi devo riordinare le letture, lo dico sempre, perché da giovane ho letto tanti libri sul buddismo, sullo zen, ma vorrei parlare di quelle letture, sì, ma dicendo qualcosa di mio, quello che ho capito io. Non ripetendo, perché ci sono delle persone che ti dicono: ah, lo sai, ho letto questo, questo, quell'altro, e ti ripetono tutta a memoria. Bravo, hai capito la lezione, ma invece credo che bisogna trasmettere qualcosa di uno. Poi, ecco, mi piace girare video così, che vado a ruota libera. Mi ricordo quando andavo a Pomezia, nel college Selva dei Pini. Chissà quanti di voi lo avranno sentito nominare. Io sono sicuro che sì, stava vicino al cimitero monumentale dei caduti tedeschi, proprio accanto. C'era una rientranza e Pomezia, quante volte che sono stato a Pomezia. Bella. Bel mercato, mercatino all'aria aperta. Negli anni 80, 90 ci andavo. Bella davvero. Rocca di Papa, Castel Gandolfo. Per la verità andavo più a Rocca di Papa. Non so quanti di voi sanno dove sia Grotta di Papa. Vicino Castel Gandolfo, Fiumicino, bel porto. Eh sì. Ma quanti ricordi? Addirittura l'Inferneto, Euro. La Romanina, un altro centro commerciale di Roma, i Granai, all'Euro, e un altro centro Cinecittà. Vabbè, rimangono delle immagini, delle esperienze, degli scenari nella nostra mente.
Chissà come si vivrà adesso in quei paraggi. Ecco, vorrei che qualcuno di voi mi mandasse delle video risposte caricando dei filmati. Sarà mai possibile? Boh. Io mi ricordo che da giovane ho anche letto molte opere di Isaac Asimov, molto interessanti, soprattutto la quadrilogia, ma anche Io, Robot, eccetera, ne ha scritte tante. E poi sto per rileggere, avevo letto in parte, ma adesso le voglio leggere tutte le opere di Edgar Allan Poe. Mi piaceva di più Lovecraft. Però devo finire le opere complete di Edgar Allan Poe. Niente, qua piove, fa freddo. Questi giorni hanno fatto 26 gradi, ma adesso ne hanno fatti 12 oggi, questa mattina e questo pomeriggio. C'è un diluvio impressionante. Una tormenta. Sì, mi scuso se non taglierò il video. Ma è così. Un video che esce come esce. Fatto col tablet. E per cui adesso cercherò di destreggiarmi. Sono le 22 e 2 di venerdì 22 8, cioè agosto. Tatan. Questo. Vabbè, non c'ho qua, non si prende il wifi. Questo era il mio Instagram. E non si vede un grammo. Or not to be. Questo è il problema. Ci ritornano in mente i ricordi e a volte ci sembra di riviverli. Ma sono delle astrazioni. Beh. Quanti di voi sono interessati a vedere le mie ultime attualizzazioni in Instagram? Cerchino il link nel canale Instagram e troveranno molti aggiornamenti. Beh, adesso vi lascio. Ho fatto questo video. Zanzara ancora sta sul tetto, sul soffitto. Ho fatto questo video in questa notte uggiosa, che ugge proprio, perché in questi ultimi 2 o 3 giorni non ho potuto fare video. Mi dispiace. Così, giusto per salutarvi. Ma devo fare dei video. E
e, come dire, c'avevo l'ispirazione adesso di filmarmi e anche l'opportunità. Poi vedrò di trovare magari in Google Tags, Google, non so come, che tu entri, scegli il paese, no? E soprattutto nel computer mi viene bene, perché nel cellulare, troppo piccolino, non si può selezionare il paese. Nel tablet non l'ho provato, ma nel PC, non il PC di Berlinguer o di Bertinotti, ma nel personal computer, si apre una griglia, in quadratini colorati che cambiano di colore, ti dice tutte le ricerche più attualizzate. E quindi io voglio accettare la sfida e vedere se fra i temi che incuriosiscono di più gli ascoltatori di YouTube Italia, ci sono dei temi che mi interessano anche a me. Chiaro che se l'argomento non mi interessa non ci faccio niente. Se invece mi interessa, vedrò di dare il mio contributo, perché è come se mi dicessero: guarda, a me mi piacciono i gianduia, io faccio un video sui gianduia, non faccio un video sul marzapane se non frega niente a nessuno, e guarda, mi piace Jimi Hendrix, ecco, e io faccio un video parlando di Jimi Hendrix. Faccio un video di Paganini perché poi non me lo guardi nessuno. Certo, non sempre sarà così, perché per esempio faccio un video come questo che state guardando, di sicuro non gliene potrà fottere di meno nessuno, ma io lo faccio uguale. Lo faccio perché sento di doverlo fare, non per altro. Poi vabbè, Marco, Marco Travaglio, ecco, allora sembra che non vuoi allargare l'organico del tuo giornale, il Fatto Quotidiano, perché vedo che non stai in cerca di nuove assunzioni. E che facciamo? Ti vuoi fare sbardiare dalla concorrenza? Sai che servono sempre dei nuovi cervelli, delle nuove menti. Quindi tu lo sai, ormai lo dovresti sapere da molto tempo, ma lo sai veramente? Boh, magari non hai del tempo per rispondere, magari. Ma devi rispondere, devi farti coraggio, devi assumere veramente la faccenda, che senza nuovi collaboratori non potrai andare avanti, non potrai andare indietro, non potrai voltarti, non potrai andare da nessuna parte. Anche perché dirai: ma perché devo andare avanti? E se vado bene così? Beh, io non so da che parte vai. E comunque, vadi dove vadi, devi avere nuovi collaboratori. Dici: ma io resto qua, sto bene dove sto. Vabbè, fa niente. Anche lì dove stai hai bisogno di collaboratori. Allora sai benissimo che il tuo Sant'Enchan si offre come collaboratore del Fatto Quotidiano. Che tu rimanga lì, come direbbe il Buddha, seduto o in piedi, camminando o correndo, vadi avanti o indietro, di lato, in alto o in basso, strisciando, saltando, sgattaiolando, volando, a balzelloni, saltando, nuotando, scavando. Avrai bisogno di collaboratori. Non importa in che direzione vadi, nelle otto direzioni dello spazio, sopra, sotto, al centro, hai bisogno di collaboratori. Quindi se tu chiami
Santin Chan, lui ti offre la sua collaborazione, che poi non sarebbe nient'altro che il sottoscritto. Vabbè, adesso vi lascio, se no il video pesa una cifra e io non riesco a editarlo in meno di 2 ore. Ah, e poi un'altra cosa, se avete degli argonemi, se avete degli, per quello taglio anche. È tardi, sono le 10:10. Mi sfuoco. Se avete degli argomenti, proponeteli e soprattutto mandate delle video risposte mettendo il link del video che caricate come video risposta nel vostro canale di YouTube nella risposta. Così appare il titolo, si fa clic e si accede al video. E se poi lo caricate in Common Creative, io lo posso integrare il vostro video domanda e i vostri temi in un video mio. Così si fa una collaborazione da canale a canale. Adesso vi lascio per le ragioni suddette e perché sono stanco. Poi volevo e sentivo di filmarmi, ma adesso basta. Devo organizzarmi meglio. Allora vi ringrazio di seguirmi. Il vostro Santin Chan vi saluta. E fate clic nei banner pubblicitari, vi prego. Ciao. E condividete i miei video in tutti i fori sociali possibili. So che mi seguite e che vi piace quello che faccio. Quindi incentivatemi a continuare avanti. Ciao.